automatiche? Automatiche. Ah, ok. E beh, era quello che ti interessava sapere. Mi sono espresso male, perché volevo sapere se i cambi automatici. No, sono entrambi automatici, sì, ho scelti da un po' di tempo, effettivamente. No, e la mia paura è che quando vai a frenare spingi che la frizione, che non trovi il freno e mi spacco la testa contro la parabrezza. Qui facciamo una frenata a 80 all'ora, primo passaggio, okay. A fare più piano, okay. Perché tanto non si capisce, cioè vai più avanti. Sì, quello lo puoi lasciare, sì, pensavo che li accendevi, ce lo puoi disinserire. E primo passaggio lo fai più piano, mm-hmm. Cerca di arrivare col gas costante, so 70, sì. E quando dico frena, praticamente il berillo, il che te lo stop, schiaccio giù tutto, e sterzo un po' a sinistra. Non subito, fai 2-3 metri e poi eviti a sinistra. Guardalo proprio, guarda a sinistra dove devi andare. Aspetta che vado via, Adesso sì, vai. Parzializza la velocità, altrimenti arriviamo giù a 85, anche 90, vai, più di gas, dai gas, ancora gas. Aspetta, fermati. No, non devi solo frenare, ma spingere, ma devi frenare più tardi, perché hai fatto mezz'ora prima. Ok. Non hai mica aspettato che ti dicessi frena. Hai ragione. Non ti preoccupare di quello, ma... cioè, sempre che è normale, libera su questo esercizio, libera subito così possono partire. Ma è perché sono estremisti, non serve a niente. Okay, qui massimo 65, ma adesso devi fare 60 primo passaggio. Okay. Perché altrimenti non è tutto così improvviso che non sai neanche dove passare. Okay, lo eviti a sinistra, guardi a sinistra e prosegui a sinistra, non stare a rientrare a destra, mi raccomando. Ok, 60 proprio per stare costante, va bene. Qui non aspetto il tuo freno, io vado in istinto. Qui non c'è da frenare, qui devi fare la gas costante. O perlomeno togliere il gas. Ci proviamo. Prova a frenare. Ok. Aspetta andare. Sì, perché sennò è vero l'ostacolo, vedi? Pensavo fosse da evitare anche lui. No, è da evitare. Allora. Vai. Ok. 60, non 60. Di più, è un passaggio. E cerchi di stabilizzarti. Alleggerisci il gas e adesso vai con un filo di gas, con poco, vai filo di gas. Filo di gas, un po' di più, così, e motore di tiro, così, vai. Tutto sinistro, no, tutto! Devo andare più in là. Frena, diventare indietro, ci passa il camerimorchio, non c'è da allargarsi. Ma, se facciamo il giro di bocca, qui attorno e poi rientriamo a destra. Vai su, dritto il coso, tu hai fatto così, tac, è quello che ho appena detto, vai, libera l'esercizio, se non partono, dai gas. Tu hai fatto così, tac, invece devi andare a sinistra, tutto a sinistra. Devo completamente andare a sinistra. E rimanerci, perché okay. Poi anche quel secondo colpo che tu gli dai, in caso di emergenza, può veramente... stabilizzare un po' la macchina. No, non un po', tanto. Può diventare molto pericolosa lì. Okay. Non è evitare solo l'ostacolo fermo, tac. Un bambino che corre, quindi proseguirla la strazzata e andare a rimanersi. Quindi provare a allargare il più possibile. Sì. E rimanerci. Perché davanti non c'è nessuno. Certo, se tu avessi qualcuno allora sì. Ma se non c'è nessuno, non ha senso rientrare. Vuoi creare un secondo pericolo, se riesco l'emergenza. Sì, a meno che sono limitato. Qui vado, io freno quando me lo dici tu, Sì. Vado sempre su 70 più o meno. 75-80, però adesso alleggerisci. Tieni il motore leggermente in tiro, poco, così, vai. Frena forte, più forte, bravo. Ma di più così non posso dirti. Di dirti bravo, cioè non. Grazie. Non posso mica dirtelo. Ecco, questa però è una cosa che eviterei. Per quale motivo? Di girare il volante con la mano sola. Perché per rovinare. Da fermo, per fare manovra non va bene. No, perché? Sì, perché poi ti prendi l'abitudine, perché quello diventa l'automatismo che non toglierai mai. In caso di emergenza torna fuori quello. Sì, io faccio per velocizzare, diciamo, la manovra. Sì, così ci metti una vita, così sei velocissimo, così hai voglia di fare il giro. È solo abitudine e comodità. Però quello che tu fai da fermo, ricordati che in caso di emergenza torna fuori. Per istinto, per. È automatismo. Io te l'ho detto, non è che... No, siete qui per consigliare, cerchiamo noi gente che cerchiamo di imparare. È consiglio che ti do. No, grazie. Niente di che.
Allora. 60. Anche 5, eh? 65. Però alleggerisci. Cioè, ok, questo filo di gas, dai. Un filo di gas. Poco, poco, così. Poco, poco. Siamo a 70, lo stesso. Vai, 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 via. Tutto sinistra, bravo. Ecco, non è necessario ridare il gas subito, però così è perfetto. No, finalmente, dai. Io adesso però vorrei. No, no, fermati là. Mi staccio, lascia l'ultima cintura, fermati. Che voglio. No, più avanti, mi sarebbe lì. Voglio mettere la velocità qui. Non riesco, fermati. Perché la manovetta? Porca miseria, l'ho passato. Ah, quella digitale? Sì. Okay. Devo io. Ecco. No, no, chilometri dietro. Oh, non c'è. Cosa qui? Ecco. Ok. Allora, dai, aspetta, non la faccio tutto, vai. Qui 80, abbiamo detto. 80, sì. Vai. Adesso alleggerisci, ok, tieni un po' di gas, ancora un po', ancora un po', ancora, 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 ancora. Prima forte, 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 forte. Perfetto. Ah, se l'abbiamo toccato non mi interessa perché ho detto tardissimo di frenare. Ok. No, 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 e mi interessava l'esecuzione ed è stata perfetta. Poi, ho capito, ma qua ci sta. Gira. Mi fermo, tira sul birillo. Ragazzi, mi fermo, tira sul birillo, eh. Mi fermo, tira sul birillo. Vai, vai, gira. E ti metti dritto qua. Hai verificato se ti stavo ascoltando? No, ma sì, sì, no, ma guarda, ti ho detto tardi io, quindi la colpa è la mia che per giù il birillo. Però, anche magari più che altro di più, però va benissimo, tu sei contro il birillo, non sei da vita, è meglio di così non potevi fare. Quindi... No, appena fatto un corso che devo ascoltare quello che mi dicono, quindi io provo ad ascoltare. No, 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 va benissimo, infatti io ti ho detto che va benissimo. Oh, parzializza se arriviamo giù forte, eh? Questa, perfetto, vai, vai, vai così, vai così, stai più destra, vai, 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 via, ok. Ho preso il birillo, sì. Sì. Ok, vabbè, quel gas è tutto costante, vai pure su e andiamo a fare un'altra. Hai stretto un po' troppo, hai girato un po' prima, io ho detto via, ma i risali che giravi, comunque va bene, va bene, va benissimo, perché l'hai fatto soprattutto gas costante, quindi... Va bene, hai avuto un po' di girare, l'hai visto un po' prima. È parecchio che fai questo lavoro? Qual è la domanda di riserva? 35 anni. Però. Però mi piace, credi? Quello è importante, fare un lavoro che piace già. Sì. Faccio ancora con passione. Dopo c'è la giornata che uno magari è più predisposto, altre meno. Sì, come tutti. Siamo umani, eh. Ma per il resto mi piace. C'è il rapporto col pubblico, quindi anche quando ci sono i problemi personali bisogna te li porti dietro. Lo so, però un po' te li porti dietro, è inevitabile questo. Tanto. È così. Tu invece cosa fai di lavoro? Ma io lavoro nell'ambito informatica, quindi... No, bello. Sei programmatore, no? No, no, sono spostato più sulle vendite, quindi anche io un po' a che fare con le persone. Non è sempre facile. Ma infatti c'è la gente che preferisce più avere a che fare con le macchine e non con le persone, proprio per questo motivo qua. Però, insomma, ci sono i pro e i contro. Come in tutti i posti. No? Sì, sì, va bene. Io comunque sono riuscito a unire la mia passione al lavoro, quindi... Beh, è una bella cosa, mi sembra. Io aspetto sempre che mi dici. Ah, ma io aspettavo che uscisse perché non voglio che fare affrontare. Alleggerisci ma non chiudere. Vai così un po' di più, un po' di più, un po' di più. Ancora, ancora, ancora. Vai, 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 vai. Più forte. Te l'ho detto, vai.
stavolta hai avuto paura, cioè hai avuto paura, hai anticipato, sì, col cavolo, perché io stavo per il freno, ha fatto e giù. Non mi sono fidato questa volta, non volevo tirare giù gli altri birilli, ne ho già per tirare di giù abbastanza. Poi non vorrei che me l'addebitate. Vabbè, 50 euro birillo sì, che cavolo, così io, ormai, almeno per fare la giornata. Ormai, ma no, con le pensioni ormai non c'è più, quindi il cash, il nero, più fondo pensioni, bisogna che me lo salvaguardo. Mi sembra giusto, corretto. Vai. Allora, qui proviamo 65, proviamo. Non di più però, eh. A non. Non girare prima. Terzo un filo di gas, un filo, se già 71. Togli il gas un attimo e poi lo ridai. Togli un attimo. Adesso ridanno un filo, ridanno un filo. Sì, vai, 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 vai. Oh, rimani a sinistra. Ok. È così, va bene. Andiamo a fermarci di dietro. Siamo sopravvissuti. Ho fatto qualche ferita qua e là, però.